siamo a Sanremo. Allora, siamo in compagnia di Serena Brancale, una delle protagoniste dei giovani sanremesi di questa 65esima edizione. Allora, Serena, come arrivi a questo festival? Arrivo felice sicuramente, sono molto serena, in questi giorni sono molto calma, sono contenta di essere qui, è tutto bellissimo, è un sogno che si avvera. Arrivo qui per caso, perché veramente non pensavo di partecipare, è stato tutto inaspettato. Tra l'altro avevo scritto un brano appositamente per Sanremo, però poi hanno promosso Galleggiare, il brano con il quale concorrerò, quindi veramente tutto inaspettato quello che mi sta accadendo. E com'è questo brano? Come lo descriveresti? Come lo descrivo? È un brano mio, quindi ci tengo particolarmente. Un brano che ho scritto 4 anni fa, è un brano che parla della mia vita, parla di un momento della mia vita. È un brano che parla d'amore, rivolgo questa canzone ad un uomo, però mi piace anche dire che galleggiare è anche un po' una qualcosa che viviamo tutti quanti, una sensazione in cui ti senti in bilico, sospesa, e quindi galleggi tra una decisione e l'altra. È un po' questa, è una metafora della vita, se vogliamo. Le tue speranze per questo festival quali sono? Più che speranze, io mi auguro di viverlo con i piedi per terra e con la consapevolezza che è un'esperienza che ti può cambiare la vita, ma potrebbe anche non cambiarti la vita, nel senso che ti cambia un anno. Poi la cosa che rimane è l'amore per la musica e la voglia di scrivere, di portare avanti la tua musica, no? E quindi mi auguro di viverla con più spensieratezza possibile e dando il meglio comunque. La serata di venerdì, ti vedi sul palco? Tu dici quella finale, semifinale, insomma, io lo spero, lo voglio e darò il meglio, vediamo un po'. Bene, allora noi ti facciamo un grande in bocca al lupo, e ti ringraziamo di essere stata con noi. Grazie adesso mille. Se vuoi fare un saluto ai nostri ascoltatori. Ciao, sono Serena Brancale, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bruno.